Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per registrare un misto tra un vlog e una morning routine, perché vi porterò con me in questa mattinata super produttiva, perché ho davvero un sacco di cose da fare, quindi non perderò neanche un minuto di tempo e appunto vi porterò con me per farvi vedere come passo le mattine in estate. Ovviamente le cose variano un po' a seconda anche degli impegni in generale durante la giornata, però questa appunto è la mattina di oggi, che è il 27 di agosto, che è un martedì. Adesso sto per l'appunto preparando la mia colazione. Quindi sono tornata in camera con ovviamente anche la mia colazione, quindi la mia tazza di tè mango e fragola è il gusto ed è un tè della Twinings che purtroppo io non trovo in negozio, quindi lo prendiamo sempre su Amazon. Ho portato 4 crumiri, ho iniziato a fare questa cosa, cioè questa tecnica per evitare di mangiare in tutta la confezione, di prendermi giusto 4 biscotti di numero e mettermeli sullo Scottex per evitare di appunto mangiarne troppo. Bene, adesso mentre aspetto che il tè si raffreddi un po', devo rifare il letto, mi devo cambiare e nel frattempo appunto mi guardo un po' di 13, ovviamente non finirò la puntata. Allora, io ho finito di fare tutte quante le mie cose, però mi devo ancora lavare i denti in realtà, mi è venuto questo flash in questo momento e in realtà ho guardato anche fin troppa serie, ho guardato 40 minuti, però diciamoci la verità, sono le 8:36, quindi è abbastanza presto e non potevo neanche uscire troppo presto, perché non so neanche a che ora apre nel supermercato. Il mercato penso ormai sia bello che aperto, però comunque vi faccio vedere come sono vestita, dopodiché mi lavo i denti ed esco. In realtà l'outfit è la cosa più semplice del mondo. Ho questo maglietto a maniche corte che è della Ralph Lauren, che non so se lo capite il colore, comunque è un rosa chiaro. E sotto ho i jeans lunghi neri strappati perché oggi non mi sembra esserci questo gran tempo. Allora, le commissioni che devo fare sono 3. 1. Andare a prendere le uova al mercato. 2. Andare in un piccolo supermercatino che c'è qui in paese a prendere il pane. E 3. Devo prendere, già che ci sono, 2 biglietti per andare a Como, perché domani in teoria devo scendere a Como, quindi devo prendere anche questi 2 biglietti. Il problema è che mamma non mi risponde e quindi non so né quante uova né se ha già ordinato il pane. Quindi mentre aspetto inizio a fare altre 2 cosine, cioè ritirare i panni e svuotare e ricaricare la lavastoviglie. E nel caso non rispondesse nell'arco di poco, salgo e basta, prendo 10 uova e chiedo se il pane è stato ordinato. Sì, se no lo prendo io perché tanto so cosa devo prendere. Perfetto, ho fatto tutto quanto, ho anche rimesso il ghiaccio nel freezer, nel senso che ho riempito il coso per fare il ghiaccio e abbiamo anche ricevuto le risposte da parte di mia mamma, quindi adesso possiamo uscire. Perfetto, adesso sono prontissima per uscire. Io spero e solo e prego che in questa mezz'oretta che starò fuori casa non arrivi il corriere, perché sto aspettando un pacco, quindi spero non arrivi proprio adesso. Yay! Yeah.
Eccomi qui, sono appena rientrata, stavo morendo di caldo perché mi stava sudando tutta la testa. Ma in realtà non tanto per i pantaloni perché si stava bene, poi tutti in giro avevano i pantaloni lunghi in realtà. Comunque, ho la spesa. Perfetto, ho messo tutto quanto al suo posto. Giorgio non è passato il postino perché non ha lasciato nessun bigliettino dentro. Anche se non sono convinta che quelli di Amazon lasciano il postino. Cioè, ciao! Sì, mi mettono il postino dentro là. Comunque non sono molto convinta che quelli di Amazon lasciano il bigliettino. Non lo so. Comunque, boh, per ora non è ancora passato nessuno. In ogni caso, adesso io mi cambio perché sono ancora così. Mi cambio e metto le cose per fare gli esercizi, perché appunto adesso faccio un 20-30 minuti di esercizi. Non vi farò vedere come faccio gli esercizi perché mi sembra una patata Alessa che si muove, quindi evito. Però niente, faccio un po' di addominali, un po' di squat, poi gli esercizi per i glutei che non so per niente come si chiamino. Per adesso faccio un po' questi esercizi a casa, cerco di farli una volta al giorno e appunto niente, per ora faccio questi e poi da settembre si torna in piscina e vediamo se anche in palestra, però iniziamo con la piscina. E mentre faccio gli esercizi di solito o ascolto la musica o continuo un po' una serie, perché devo dire la verità, non mi distrae né una né l'altra. Perfetto, esercizi fatti, direi che mi sono persa anche un po' via a guardare 13 e sfrutto il momento al volo per dirvi che mi sta piacendo. Allora, a me era piaciuta molto la prima stagione, però a mio parere sarebbe potuta tranquillamente finire lì la serie. Poi nel momento in cui c'è la seconda stagione ovviamente l'ho guardata, ma davvero non mi aveva preso per niente, infatti mi ricordo che non avevo manco finito tutti gli episodi, cioè davvero niente, me l'avevano raccontata un po', avevo visto le scene principali e basta. Invece questa terza stagione, sarà che è cambiato argomento, non si parla della classica, cioè della storia con la quale è partita la serie, mi sta prendendo un sacco e mi sta piacendo e sono sempre più in confusione perché continuano ad arrivare informazioni, cose. Rimango dell'idea che alla prima stagione si sarebbe potuta fermare. Però diciamo che ovviamente una produzione cerca di portare avanti, di fare quante più visite possibili con una serie, è ovvio. Detto questo, adesso vado a farmi una doccia. Io spero che in questi 10 minuti non arrivi il postino, perché sennò, ciaone, la farò il più in fretta possibile. Andiamo! Io già lo so che arriva mentre faccio la doccia, già lo so. Ah, tra parentesi, ovviamente sono a casa da sola perché ancora non mi fanno i problemi. Amici, è arrivato anche il pacco, mi stavo mettendo la crema, ho sentito il citofono, quindi mi sono messa la maglietta al volo, poi questa qui è tipo lunghissima e l'avevo già preparata fuori, ciabatte e sono uscita. Abemus pacco! Praticamente ho comprato delle nuove grucce per l'armadio, però non, cioè farò questa cosa questa mattina, probabilmente anche adesso, perché in realtà ho finito le cose da fare, sono fierissima di me. Quindi farò questa cosa questa mattina, però non ve la farò vedere in questo video perché sto registrando un video decluttering in cui appunto farò questa cosa, oddio. Invece il programma per il resto della giornata è fare un po' di TikTok, perché appunto sono tornata anche lì, quindi farò un po' di TikTok appunto. E basta, cioè io sono felicissima perché sono le 11:23 e ho già finito di far tutto. Adesso vedete ancora i miei capelli bagnati perché ovviamente... Yes, li tengo così, li faccio asciugare un po' all'aria, poi forse li do una fonata dopo. E niente, sono davvero molto contenta. Io sto continuando a vedere 13, ma sono davvero felicissima. Io ho finito anche di fare l'armadio. Non vi faccio vedere il risultato perché ve l'ho fatto vedere nel video del cluttering. Adesso sto mangiando uno snack di parmigiano, praticamente sì, è un pezzettino di parmigiano, compriamo questi qui, sì, del parmigiano parmareggio, anche se ormai diciamo che è quasi ora di pranzo, però tanto aspetto mia mamma e mia sorella per mangiare, invece mio papà mangerà al lavoro perché appunto torna più tardi e quindi nel frattempo snack di parmigiano mentre continuo a vedere 13. Allora amici, piccolo aggiornamento, sono quasi le 2 perché è l'1:45 e alla fine
mi sono asciugata i capelli e ho anche pranzato. In realtà mia mamma non è ancora rientrata a casa dal lavoro e mia sorella è tornata a casa perché stamattina appunto era fuori, però in realtà non ho ancora mangiato, quindi alla fine ho mangiato da sola. Però vabbè, va bene così comunque. In ogni caso mi stavo intreppando troppo con Netflix, cioè con 13 nel senso. Comunque ho questo piccolo obiettivo, diciamo, di finire, o meglio proverò a farlo, ma non so cosa riuscirò a fare, tutte le serie TV che ho iniziato e che non ho ancora terminato perché magari aspettavo che uscissero dei nuovi episodi prima dell'inizio della scuola, ma non so. Comunque, vabbè, questo è un altro discorso, ma vi tengo aggiornati come sempre, soprattutto su Instagram. Detto questo, io uscirò questa sera, quindi tipo per le 7:30 così uscirò di casa, quindi ho ancora un paio di ore. Di conseguenza adesso mi metto a fare TikTok e edito anche un video, quindi top. Però direi che come ho smesso di guardare Netflix, direi che è arrivato anche il momento di chiudere questo video perché ormai la mattina è conclusa. Sono fierissima di quello che ho fatto oggi e continuerò a fare cose senza perdere tempo, che è un po' il mio spirito di vita, insomma. Comunque nulla, spero vi sia piaciuto questo specie di vlog, comunque è un video un po' particolare, diciamo, questa mattina super produttiva in cui vi ho portato con me. Se è così lasciate tanti pollici in su, iscrivetevi al canale per non perdervi i miei prossimi video e nulla, vi mando un grosso bacio, vi consiglio di correre a seguirmi anche sui social per non perdervi neanche un attimo della mia vita. Un bacione enorme a tutti e alla prossima. Ciao!